Per me quando si parla di poesia in qualche modo la identifico con Alda Merini. Non ne capisco la metrica, non ne capisco tante cose. So solo che la poesia in qualche modo me l'ha portata via. Me l'ha portata via. Sono Barbara e sono figlia di Alda Merini. Da bambina il rapporto con mia madre era veramente complicato. Mia mamma e mio papà non hanno potuto crescermi qua con loro per una serie di motivazioni, anche perché in quel periodo era ancora un periodo in cui lei entrava e usciva dall'ospedale psichiatrico e mio padre aveva un lavoro che non gli consentiva di aver cura di noi. Io sono stata affidata ad altre famiglie che mi hanno cresciuta nell'internat milanese e questo mi concedeva poi il fine settimana di vedere i miei genitori. In realtà mia mamma non sapeva proprio gestire una bambina. Sistematicamente si metteva al pianoforte e incominciava a piangere, quindi io la guardavo, ma come sono qua? Cioè mi guardi, mi vedi? Invece lei era spaventata, ma purtroppo questo l'ho capito poi negli anni, che non era un rifiuto verso me bambina, veramente in difficoltà. Questo era l'ingresso del retro della casa di Alda Merini ed è sempre stato molto emozionante parcheggiare e guardare le sue finestre, perché comunque era quel preludio che permetteva di vivermi appieno quell'incontro settimanale con mia mamma. E non avendo avuto un vissuto di continuità con lei nella mia crescita, assaporavo questi momenti come momenti unici ed irripetibili soprattutto. E questo è il luogo dove mamma spesso si fermava e, assorta nei suoi pensieri, scriveva qui delle poesie. Ed è un posto magico per me, perché comunque mi ricorda il suo passaggio terreno e non solo. Mia madre Alda Merini ha scritto un'infinità di liriche, ma ce n'è una in particolar modo alla quale sono legata. È una poesia che è un inno alla vita, perché parla di un concepimento all'interno dell'ospedale psichiatrico. Nonostante stesse vivendo un periodo drammatico della sua vita, io ci vedo il futuro è oltre, e la vita soprattutto. Il mio primo trafugamento di donna avvenne in un angolo scuro, sotto il calore impetuoso del sesso, ma nacque una bimba gentile, con un sorriso dolcissimo, e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai, e quel bimbo mi fu tolto dal grembo e affidato a mani più sante. Ma fui io ad essere oltraggiata, io che salì sopra i cieli per aver concepito una genesi. Non ho vissuto bene la malattia mentale di mia madre, ma semplicemente perché vedevo in lei la persona che veniva allontanata da tutti e questo mi faceva molto molto male. Man mano che crescevo, quindi sono entrata io stessa in depressione, quindi ho potuto toccare con mano cosa volesse dire sentirsi rifiutati. E quindi questo ha aumentato ancora più la mia rabbia verso le persone che hanno rifiutato mia mamma. L'unica cosa che è a mio vantaggio aver avuto una famiglia solida alle spalle, cosa che non ha avuto mia mamma. Giuliano è una persona che mia mamma ha incontrato al suo ritorno da Taranto. Io sono molto affezionata a lui. Lei non era mai a disagio con nessuno, era sempre diretta. No. Era una libertà totale, una libertà veramente unica. E poi faceva anche le battute, come dire, ma tanto io sono matta, posso dire quello che voglio. Certificata. Certo, è una battuta, però anche questa era un po' la Merini. Per lei erano tutti uguali, erano tutti sullo stesso piano. E questo per me è una cosa grandiosa. Lei ha amato profondamente la vita, nonostante tutte le difficoltà, ma l'ha amata. Spesso a lei si attribuisce solo il discorso legato appunto all'internamento psichiatrico, no? Ma non era lei questo, lei era tutt'altro, lei era una persona gioiosa, irriverente per certi versi, ma non legata al dolore, non solamente al dolore quantomeno. L'insegnamento che ha lasciato mia madre è quello di essere molto generosi, molto empatici, molto accoglienti, soprattutto con le persone che lei individuava come ultimi, come le persone emarginate, proprio perché in loro li vedeva come in uno specchio, no? Quello che ha vissuto. Alda Merini come la poetessa della gioia, vorrei che venisse ricordata così.